Ragazzi, buonasera a tutti. Sempre Forza Foggia. Ah, ragazzi, arriva la sconfitta col Brescia. Adesso parliamo di allenatore, arbitraggio, ma parliamo di tutte cose. Parliamo di tutto. C'è un bel discorso, un bel ragionamento, mamma fa. Allora, ragazzi, parliamo del primo tempo. Il Foggia che ha giocato bene il primo tempo. Abbiamo fatto un bel primo tempo, un ottimo primo tempo. Poi, col gol di Nicastro, hanno dato a Nicastro. Nel secondo tempo subiamo il pareggio, che guarda là, esce a far fallo. Camporese ha tentato di anticipare, però non ce l'ha fatta. E guarda, è uscito a far fallo e la palla si è ficcata in porta. E va bene. L'episodio da rigore, noi abbiamo fatto una bella partita, eh? Noi abbiamo fatto una bella partita, ma mo ci arrivo al ragionamento che hanno fatto le altre persone sulla partita. Mo ci arrivo. Noi abbiamo fatto una bella partita, non abbiamo giocato male. Tanto che tutto lo stadio si è messo ad applaudire ai giocatori perché abbiamo fatto una bellissima partita, veramente. L'episodio da rigore, adesso lo vediamo insieme. Lo vediamo insieme. Allora, chi dice che è rigore? Chi dice che è rigore? Deve andare dal dottore e si deve andare a fare un ricovero al Donuva per un mese e mezzo. Un mese di mese è stato fatto un ricovero d'onufo. Perché veramente, se questo mi dite che è rigore, veramente io non so cosa dirvi, non so cosa rispondervi. Perché io mo vi faccio vedere qua. È veramente la vergogna. Ah, Christian, Torre Grossa. Agnelli e Torre Grossa, no? Vedete qua, la gamba c'è. La gamba c'è. Vedi? La gamba c'è. Lui ha fatto, insomma, tipo lo scavetto, diciamo, va. La gamba di Cristian sta già a terra. Vedi lui con questa qua che già l'ha sollevata? La gamba, sto Kite è morto, l'ha già sollevata, vedi? È già sollevata la gamba destra, vedi? Vedi come salta, guarda. La toccava un po' che non c'è stato questo gran contatto, vedi? Vedi come salta, vedi? Hai visto? Avete visto? No? Va, ti fatta vedere. Chi scrive che è rigore viene bannato, non me ne frega un cazzo. Perché se veramente se questo è rigore, noi abbiamo perso la partita per colpa di un arbitro incapace. Com'è che si chiama? Psicofabio. Una cosa del genere. Allora, noi abbiamo perso una partita per questo arbitro incapace. Questo è un arbitro incapace che non può arbitrare. Cioè, ci rendiamo conto. Ci rendiamo conto per colpa di che abbiamo perso la partita. E vabbè, l'arbitro ha dato quel rigore che non c'era, rigore dubbio. Infatti l'hanno pure scritto su internet, l'arbitro fa un regalino al Brescia, una cosa del genere. L'arbitro ha aiutato il Brescia, così, e si è evidente, se era rigore quello, cioè che la gamba... Ah, ne avevo già sollevato quella di rete, che aveva già cadere. Dai ragazzi, ma per favore, vedetevi bene gli likes e va, fanculo, va. Che dici che è rigore, veramente, si è messa a fare una cosa al cervello. Colpa di Cristian, che cazzo mi trovate qui? Se quello ha fatto la parte, quello ha fatto la parte, no, ma fa vedere ancora qua. Cioè, no, io non ci posso credere, questo è di rigore così. Vedi qua, gamba già sollevata, vedilo. Non ci sta nessun tocco, non ci sta, non ci sta, non ci sta. Non ci sta, è così. Ma di vista, ma di visto qui. Non, il rigore, secondo. Ma no, perché io tifo Foggia, sono foggiano. Io lo dico anche da tifoso, da foggiano, per difendere il nostro Foggia, il mio Foggia. Però, se questo è il rigore, quel poco di contatto, allora sta pure il rigore al Foggia. Spalle e spalle, quello che è caduto in terra. Doveva stare pure il rigore al Foggia, allora. Beh, caro mio, se hai fischiato quello rigore, ma io avresti capito qui l'altro. Mi dovevi fischiare pure nel rigore quando c'è stato il contatto di spalla e spalla, che non mi ricordo di chi. Ah, fischia pure quello rigore, aveva fischiato a noi. Ah, fangulo, va. Arbitro incapace e proprio. Proprio stupido. Proprio handicappato, stupido mentalmente. Cioè, proprio. E non chi dà multa d'arbitro, perché se dai quel rigore. Cioè, che veramente quel rigore. Ma. Bah, voglio chiudere proprio sta parentesi perché proprio veramente quando ho visto che hanno dato rigore per il Brescia io da vedere, ma va a fanculo, va a fanculo. Sarà che noi nel secondo tempo ci siamo un po' spenti, il Brescia ha attaccato un po' di più, però non si può dare quel rigore.
Non si può dare quel rigore. Secondo me il risultato giusto, ma non da tifoso, il risultato giusto era il pareggio. Poi c'è stato quel rigore, purtroppo si sono portati 3 punti. E vabbè, rigore dubbio, l'hanno detto tutti quanti, che secondo me non gira. Ve l'ho fatto vedere per ben 2 volte, questo rigore non c'era. Non c'era. Punto. Chi scrive che era rigore, veramente viene bannato. Non frega niente. Scrivete la vostra opinione, ma non scrive, non cominciate a scrivere parole, qual era il rigore, parole su parolacce, perché venite bannati. Un conto che date una vostra opinione pulita, senza parolacce, senza niente, è un conto che insultate tutto come fanno gli altri sotto altri video. Che da me venite bannati, a me non me ne frega un cazzo. Oh, parlando, l'arbitraggio, abbiamo parlato, arbitraggio pessimo, l'arbitro proprio ha fatto il regalino a Brescia. Purtroppo gli incapaci stanno anche, cioè ci sono soprattutto in Italia come arbitraggio. Abbiamo visto anche in Serie A, ci sono arbitri proprio che fanno piangere. In Serie B l'abbiamo visto questo che ha voluto arbitrare Foggia Brescia, proprio un parassita di arbitro, proprio un demente. Per dare quel rigore là tu sei un demente. Per dare quel rigore sei un demente d'arbitro. Punto. Parlando di Stroppa, allora Stroppa ha fatto entrare. Allora, fammi vedere un po'. Un attimo che vedo. Sostituzioni. Scaglia lascia il campo al suo posto Gerbo che giocherà da interno. Babù. Sostituzione. Munizione, gol, occasione, sostituzione, Foggia. Duhamel in campo per Nicastro. E mi va bene. E Fedato per Greco. Allora, secondo me, Fedato non può giocare. Queste sono delle sostituzioni. Fedato non può giocare. Non lo puoi mettere in una partita così che stai già perdendo. Oh, Duhamel l'hai fatto tra sì e vabbù. E mi sta bene perché è forte, mi piace, l'ho detto. Ma Floriano. Floriano a Salerno, non so se ha giocato titolare o l'ha messo dopo. Ma mi sa che l'ha messo dopo. Ti ha fatto 2 gol a Salerno. 2 gol. È stato decisivo. No? Perché non lo fai entrare? Io questo mi domando ogni volta che vedo a Floriano, perché non lo fa giocare? E mi va a mettere a Fedato. Fedato, l'ho detto, viene criticato, ma anche da me, che non. Cioè, sinceramente, ci può fare casse, ma non ci serve. Ma è buono tenerlo in panchina, casomai si rompe qualcuno, casomai si rompe qualcuno. Ma no che tu me lo offendi in una partita così, partita in corso che stai già perdendo. Dai. Ma mettimi Floriano, che almeno ti crea qualche cosa insieme a Kragl. Mi lasciavi Nicastro, tenevi Kragl e Floriano e Duhamel. No, non si può fare. Deve mettere Fedato. E vedi, sostituzioni sbagliate. E poi ci cade colpa sua pure. È pure colpa sua, io l'ho detto. E lo ripeto, 100.000 volte, ho fatto pure il video. Per me Stroppa è un buon allenatore, ma buon allenatore, è già sui, è un buon allenatore, già sai. Buon allenatore, ma le sostituzioni, non lo so, non. Onisimo fa Floriano in bandina, a Salerno ha messo, ha fatto di gol, ha messo la partita dopo, non si ha messo più, è che vado a fare sempre gol qui. E l'anno è decisivo, e non l'ha fatto entrare, e va bene. Quello che ha detto Stroppa, rimbocchiamoci le maniche in vista di Novara. Novara. Oh, io mi vedere. E poi la partita non è stata. Noi abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una bella partita, però purtroppo il risultato è stato quello. Sei dato. Tredicesimo, 34 punti. La classifica è sempre corta, ragazzi, vedete? Foggia 34, Pescara 36, Carpi 37, Perugia 37, Cremonese 38, Parma 38, Spezia 39. La classifica è corta. È buono che è corta, è boh. È boh.
Purtroppo il Bari ha pure vinto, quindi mi sa che è meno 10, una cosa del genere. Comunque la classifica è corta, non so, 40-30 punti di differenza. Sono sempre, vedete, già tra Foggia-Pescara ci sono 2 punti. Tra Foggia-Carpi 4 punti, cioè capisco, è corta. Speriamo di vincere a Novara, perché sarebbe buono, perché adesso se andiamo a vedere il calendario... Questa partita bisogna vincerla. Perché? C'è Salernitana Parma. Salernitana Palermo Ascoli. Empoli Avellino. Questo è d'ufficio. Pescara Carpi, vedete? Tutte squadre. Cremonese Frosinone. Poi ci siamo noi, vabbè. Novara Foggia. Ragazzi, questa partita è buona da vincere. Che se l'Avellino casomai dovrebbe perdere. Cioè, se tu perdi a Novara, l'Avellino va a 36 e te scavalca. Che sei a 34. Capito? Bisogna vincere per fare poi fa punti. Perché le ultime 2-3 partite le puoi pure pareggiare, le ultime 2-3 partite del campionato. Però mo devi fare punti, capito? Mo devi fare punti. Comunque, ragazzi, la sconfitta diciamo che ci può anche stare, però diciamo che sinceramente a me brucia un po'. Perché vedere il Foggia che perde in casa col Brescia, inaspettato, che adesso il Brescia sta sotto a noi di un punto. Sì, noi stiamo a 34 e loro stanno a 33. C'è un punto, capito? La prossima il Brescia con chi ce l'ha? Andiamo a vedere. Margot. Quello è un punto, È come Juventus-Napoli, 2 punti, stiusci. Perugia-Brescia. Speriamo che va a pareggio questa partita. Almeno Perugia 38, il Brescia 34 e noi se vinciamo 37. Speriamo, sarebbe buono. È buono anche se il Pescara perde che rimane a 36, andiamo a un punto. È buono, va giù. Bisogna vincerla. Speriamo. Speriamo, il Novara sta a 31. Di giocare col sangue agli occhi per arrivare a pari punti con noi, perché noi siamo a 34. Speriamo di vincere a Novara, speriamo di vincere. Poi vedremo se incomincerò un po' a fare pronostici, dato che alcuni me l'hanno chiesto. Pronostici, schedine. Ragazzi, proverò a portare questa serie di scommesse, perché anche io me le faccio. Io te l'ho detto, avevo pronosticato 1x, perché io avevo pensato che questo... Musundeveretti a Reset, ma noi il Brescia mi puzza un po'. Ma i signori là da facendo scommesse. Ma veniamo da 4 vittorie. Giocati l'uno, giocati l'uno. 1x in danni per su stesso. La stavo prendendo perché stava pareggiando. Però poi colpa di quel bastardo d'arbitro. Che quello è stato un errore arbitrale. Perché se quello è il rigore, veramente. Se ci fosse la VAR in Serie B, quel rigore non gira. Non lo dava al 100%. Nude, tu di che non lo dava. Comunque ragazzi, è andata così. È andata così. Comunque proverò. Porterò questa nuova serie sul canale di scommesse. Ovviamente se devo fare, diciamo, una previsione su una partita, se devo pronosticare, se lo devo fare solo su una partita, il video durerà stando 1 minuto, capito? Invece se lo faccio su parecchie partite, porterò proprio le scommesse di Serie A e Serie B. Ok? E molti me l'hanno chiesto. E lo faccio anche perché è bello, vedo molti ragazzi che lo fanno, dicono le schedine, le scommesse, dicono le cose che si giocano, danno consigli e queste cose qua. Insomma, parliamo di pronostici. Pronostichiamo anche noi, dato che io avevo già azzeccato in un video. Non mi ricordo se era Juventus-Inter o Inter-Juventus, se si giocava a Milano o a Torino. Comunque avevo pronosticato lo 0-0. E intanto, è finita 0-0. Alcune cose le azzecco, eh. Comunque ragazzi, io vi saluto, sconfitta che purtroppo brucia, sconfitta che purtroppo brucia e ci possiamo fare niente, eccoci. A me sinceramente brucia per quel rigore dato di cacca. Ragazzi, io vi saluto, sempre Forza Foggia, sempre nel Foggia nel cuore, nel bene e nel male, quasi vedono i tifosi, nel bene e nel male, troppo nel bene e nel male, quasi vedono i tifosi, quasi vedono. I tifosi veri, nel bene e nel male, se ci siamo stati a Candapu Foggia, sempre e comunque nel bene e nel male.
Ok, ragazzi, io vi saluto, sempre forza voce, continuate ad iscrivervi al canale e ci vediamo nei prossimi video, facciamo qualche pronostico, giusto perché molti lo fanno, lo fai pure tu, lo fai pure tu. No, siamo su YouTube, facciamolo. Ci vediamo nel prossimo video, pronostichiamo qualche partita di Serie A, Serie B, porto diciamo la bolletta, la schedina, quindi facciamo tutto, apriamo questa nuova serie, ok? Iscrivetevi al canale e seguite Forza Foggia.